Sto andando alla corsetta per il lancio delle Saucony Endorphin Pro 3, ma anche delle Speed, e oggi incontrerò Cristina Turini, con la quale ho scambiato diverse opinioni di questa scarpa. Lei ha testato le Speed 3, mentre io ho preferito prendere le Pro 3. Sentiamo quali sono le sue prime impressioni. Nei prossimi giorni faremo una recensione completa sia delle Pro sia delle Speed. Io sono veramente in ritardo, quindi devo andare. Alla fine del video vi racconto le mie due impressioni. Voi nel frattempo stay strong, keep running, vado anche a bermi un coffee. Ciao! Ciao, sono Andrea, recensisco scarpe. Però stiamo andando a correre per Parigi. Cristina, allora com'è andata la corsetta? Stavo facendo un selfie. Ah, la corsa è andata molto bene perché abbiamo provato queste super scarpe. Vorrei soltanto fare una premessa e dire che anch'io, come Andrea, sono del team Campari. Il Campari, dopo la corsa, è... Secondo te a chi sono adatte? Le Speed o le Pro? Tu oggi hai provato le Speed. Le Speed. Allora, le Speed sono adatte a chi ha voglia di misurarsi sulla velocità con l'interval training, ma essendo molto comode, questa versione qui, la numero 3, è anche molto più larga in pianta e ha la punta, l'avampiede molto più largo, e sono molto ammortizzate, sono ben rifinite, la tomaia è super traspirante, ha elementi strutturali che la rendono molto stabile, quindi va bene anche per persone che corrono un po' più piano la Speed. Secondo me la possono provare. E secondo te per quali distanze le utilizzeresti? Oggi hai corso 9 km, ma in generale fino a che distanza? Ma queste sì, le Speed si possono tranquillamente usare fino alla mezza maratona, ma anche oltre se hai un buon passo. Se hai un buon passo. E per quali ritmi le utilizzeresti? Questa è una scarpa veramente che puoi usarla se vai anche a 4 al chilometro, 4,30, tranquillamente. Ovviamente, se hai un buon passo, una buona gamba, tanto la performance la ottieni anche se non hai la piastra in carbonio. Questa non ha la piastra in carbonio rispetto alla Pro, ma ha una specie di struttura d'esse che, unita all'intersuola in Power Run PB, la rende anche molto reattiva, quindi va bene. Cristina, come hai visto la tomaia? Tomaia molto migliorata rispetto alla 2, molto più traspirante. Non ha più questa doppia rete che diventava anche difficile da pulire, secondo me, ma questi buchi che la rendono molto traspirante, è morbida al punto giusto, è protettiva, è strutturata anche grazie agli inserti, al logo e alla punta rinforzata, quindi molto morbida, molto elastica, avvolgente. È super, mi sembra di avere una pantofola. Le Speed vanno bene per me anche per camminare, al contrario delle Pro. Invece a livello di allacciatura e di linguetta, come l'hai vista? Allora, la linguetta è morbida ma non eccessivamente morbida, ok? E questo fa sì che avvolga il collo del piede in maniera più precisa, secondo me, e l'allacciatura è normale, buona, ottima. Invece per quello che riguarda la mescola, come l'hai vista e cosa ne pensi? Come dicevamo, la Speed 3 riconferma l'intersuola in Power Run PB, quindi molto ammortizzata su tutta la lunghezza del piede, e poi c'è questo inserto S che la rende anche molto più reattiva, perciò top. Anche il battistrada è cambiato, cosa ne dici, e soprattutto, visto che sei a Parigi, cosa ne pensi dei cambi di direzione? Anche a livello di trazione, devo dire, non l'ho provata arrampicandomi sulla piramide del Louvre, ma è ottima, sulle strade di Parigi va bene. Ma oggi non pioveva però? No. E rispetto al modello precedente è migliorata anche quello? La trazione, dici? Non lo so, dovrei provarla ancora anche con l'asfalto bagnato. Ieri hai provato anche le Pro 3, cosa ne pensi? Penso che a livello di comodità di tomaia siano migliorate anche quelle. Cioè, una scarpa race
ma ha una struttura tale per cui va bene anche se vai a un passo un po' più lento, sto parlando della Pro, anche se la piastra in carbonio ovviamente immagino che spinga molto, quindi sono scarpe corsaiole per gare alla fine. Però hanno migliorato anche lì, ho visto che la pianta è più larga, la punta è più larga, quindi sono comunque comode, anche se la piastra in carbonio tende a spingerti in avanti, sono molto indossabili rispetto, secondo me, alla versione precedente. Ultima domanda, quando saranno disponibili nei negozi e secondo te conviene già passare al modello 3 oppure suggerisci per tutti coloro i quali volessero utilizzare, provare le Speed, utilizzare il secondo modello? Ma allora, l'Endorphin Speed 3 esce il 5 luglio, nei negozi la trovate il 5 luglio. A livello di comodità e di migliorie, secondo me questa è un po' meglio della 2 e quindi ve la consiglio. Anche se non correte tanto forte, questa è una scarpa che comunque riesce a darvi soddisfazioni quando fate dei lavori un po' più veloci o se avete voglia di aumentare il vostro passo e andare più veloci. Va bene, grazie Cristina, andiamo a berci un Campari e spero di vederti presto, sicuramente lo faremo. Facciamo un Campari con un croissant. Va benissimo. Dai. Stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima, sicuramente ci vedremo nei prossimi giorni, da qualche parte. Ciao!